Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Leggiamo adesso insieme il brano della Visitazione dal Vangelo di Luca. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Pregando su questo passo del Vangelo che abbiamo appena letto, lo Spirito Santo ha subito messo nel mio cuore un pensiero, mi ha fatto fare proprio una riflessione sull'importanza e sul valore della condivisione. Quando facciamo esperienza forte della misericordia di Dio, quando Dio interviene nella nostra vita e tocca i nostri cuori e li tocca dal profondo e ci cambia, il primo frutto è sicuramente quello che desideriamo condividere. Questa esperienza, questa gioia che sentiamo dentro con le persone che ci sono vicine. Ed è l'amore stesso che c'è dentro di noi, che Dio ha messo dentro di noi, che ci spinge, che ci porta ad uscire da noi stessi, che ci fa anche andare oltre a quelli che sono i nostri egoismi, i nostri egocentrismi, e ci porta veramente al di là di noi stessi per donarci totalmente al fratello. E Maria ci insegna proprio questo, ci insegna questa donazione totale, questa condivisione totale. E il brano che abbiamo appena letto viene subito dopo l'annunciazione dell'angelo Gabriele. Maria quindi ha ricevuto l'annuncio dell'angelo, è stata visitata da Dio. E lo Spirito Santo ha compiuto in lei questo miracolo di farle concepire il Messia, il Salvatore. Io non riesco a immaginare tanto quello che può essere passato nel cuore della Madonna in quel momento. Sicuramente l'amore che lei portava già nel suo grembo e che stava crescendo dentro di sé l'ha spinta a mettersi in viaggio per andare a trovare sua cugina Elisabetta. Sicuramente non era un viaggio facile. Anche la parola che abbiamo letto dice: si mise in viaggio verso la montagna. Quindi è un viaggio lungo, un viaggio faticoso, soprattutto fatto nelle sue condizioni. Ma Maria si mette in viaggio, con il desiderio di condividere l'esperienza vissuta con Dio, di condividerla con Elisabetta e anche il desiderio di servire sua cugina che era ormai anziana e prossima comunque al parto. Pensando al servizio, mi viene comunque da dire che anche il servizio è condivisione del nostro tempo e condivisione delle nostre energie, della nostra stessa vita. E la Madonna ci insegna proprio questo, che l'amore che non viene condiviso è destinato a morire dentro di noi, mentre l'amore di Dio condiviso con gli altri porta tantissimi frutti, frutti sia nel cuore dei fratelli, ma anche nel nostro cuore. Anche Elisabetta aveva vissuto un'esperienza forte dell'incontro con Dio. Come ho detto prima, appunto, Elisabetta era anziana, era sterile, quindi non si aspettava neanche più di diventare madre. Eppure Dio l'ha toccata.
l'ha guardata, ha operato in lei questo miracolo e ha concepito nel suo grembo Giovanni il Battista, che poi sarebbe stato il precursore di Gesù. E, pensando a Elisabetta, comunque mi viene da dire che Dio non ha operato solo in lei questo miracolo della maternità, ma ha operato in lei anche il miracolo di farle riconoscere in Maria la mamma del suo Signore, la mamma del figlio di Dio. E questo è un miracolo che può compiere solo l'amore può aprire i nostri occhi, gli occhi della nostra mente, del nostro cuore e ci può portare a vedere anche le cose impossibili, quelle cose che davanti a occhio umano è impossibile vedere. L'ultimo pensiero che vorrei condividere con voi è un'immagine che mi sta accompagnando in questi giorni. È l'immagine che è impressa sulla medaglia miracolosa. Su una parte della medaglia c'è appunto impressa l'immagine di Maria con le mani aperte e dalle sue mani vengono fuori dei fasci di luce che irradiano ogni uomo, che irradiano il mondo. E allora mi consola tanto pensare che la Madonna dal cielo desidera sempre poter condividere le grazie che lei ha ricevuto con tutta l'umanità, con tutti gli uomini, con il mondo intero, appunto. E allora vorrei concludere rivolgendo una preghiera proprio a Maria per tutti noi che la amiamo. Una preghiera a Maria perché possa aumentare dentro di noi la fede. Sempre nel brano che abbiamo letto, la frase finale dice così: "E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore." È solo la fede che può permettere a Dio di operare nella nostra vita. È solo la fede che apre, che spalanca la porta alla grazia di Dio nel nostro cuore, nella nostra vita e che permette poi a Dio di muoversi attraverso di noi. E allora io chiedo a lei questo, in questo giorno, all'inizio di questo giorno, proprio questo dono di aumentare la nostra fede, di rendere i nostri cuori sempre più aperti all'ascolto della parola, perché possiamo anche concretizzare la parola di Dio nella nostra vita, possiamo accogliere questo disegno che Dio ha per noi e realizzarlo, realizzarlo nella nostra vita, perché questo è ciò che Dio vuole. E l'ultimo passaggio è un actio che vorrei chiedere alla Madonna di aiutarci a vivere ed è proprio l'actio della condivisione. Questa capacità di condividere sempre quello che Gesù ha messo nel nostro cuore, di saper cogliere ogni opportunità per poter condividere questo grande amore che Lui ha messo dentro di noi, di condividerlo con le parole, ma di condividerlo anche concretamente nel servizio verso i fratelli che ci mette accanto. E adesso possiamo concludere con la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Si compia in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Eterno riposo, dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. La Santa Trinità ci salvi e ci custodisca sempre. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.